ragioni della nuova politica, 13ª edizione. Inauguriamo con un'intervista eccellente Lamberto Dini, politico ed economista, insignito naturalmente di questo premio. Quali sono, secondo lei, le ragioni per una nuova politica oggi? Ma le ragioni sono quelle che riguardano gli obiettivi e le scelte della politica che devono fare. E la nuova politica significa veramente fare delle scelte nuove che fino ad oggi non sono state fatte. Questo vuol dire. Abbiamo oggi una tavola rotonda importante che mette al centro il tema della misericordia e quindi di questo anno santo straordinario. Questa decisione di andare avanti con questo percorso del Giubileo, nonostante i recenti fatti accaduti, non solo a Parigi, nel resto del mondo ci sono parecchi focolai pericolosi, ecco, dal suo punto di vista che decisione è stata da parte di Papa Francesco? Io credo che sia una religione del pontefice per veramente rafforzare il senso della Chiesa, del cattolicesimo, in un momento così difficile di trasformazioni che ci sono nella nostra società. E la decisione del Giubileo è stata presa prima degli eventi e dei massacri di Parigi. Quindi certamente non si deve tornare indietro, si deve andare avanti cercando di garantire la sicurezza necessaria alle migliaia e migliaia di persone, di cittadini, di fedeli che verranno a Roma per questo. Papa Francesco sta facendo veramente anche una grande rivoluzione all'interno della Chiesa, all'interno della Chiesa, dell'amministrazione della Chiesa, e che quindi deve essere sostenuto. Naturalmente. Io chiudo con una battuta sulla tavola rotonda di oggi che avrà opinioni e pensieri laici e religiosi. Dal suo punto di vista, affrontarla con Pisicchio, Fiori, Paglia, Albenzio e Tivelli è stata una buona idea? Cioè mettere a confronto queste esigenze diverse, questi pensieri intercorrenti? Proprio di sì, assolutamente sì, perché la Chiesa non può non adattarsi all'evoluzione della società. L'ha sempre fatto nel corso dei secoli, ma si deve muovere con grande gradualità, senza intaccare quelli che sono le fondamenta del cattolicesimo stesso, su cui si basa il cattolicesimo, quindi solo con gradualità. Liberi TV la ringrazia e naturalmente in bocca al lupo per il premio.